Salve ragazzi, maestro Fantini, Natuosa Escrima Italia, vi do il benvenuto sul nostro canale. Allora, come promesso, nuovo video di oggi, point hitting. Però prima rispondo a una domanda che mi è stata fatta ieri sera da un amico. Dice: Alex, io vedo questa gente con questi bastoni di rattan incominciano a fare tutti questi colpi velocissimi e riposo. Ma quanto sono efficaci? Allora, se stiamo parlando di muovere velocemente un oggetto che pesa 100-150 grammi e non è affilato, pari zero, perché basta che hai magari una giacca, un bomber, no? E tutti questi colpetti che vengono tirati al corpo hanno efficacia zero, anche perché si vede questi marzialisti artisti o artisti marziali muovere il loro bastone più frustato che pa, secco. Ok? Ricordatevi che una frustata fa male, ma una botta ferma. Se la botta poi è tirata su un bersaglio ben preciso, allora è ancora più efficace. Colpire casualmente un bersaglio facendo queste evoluzioni da artista marziale può far male, può, ma se trovate la persona sbagliata, non hanno nessuno scopo fare tutte quelle pugnette tirate in aria, ok? Anche perché poi quando vedi questi artisti marziali ogni tanto impugnare un Kamagong, tutte queste velocità sono ridotte soltanto a un qualche movimento senza potenza dietro. Quando però poi ti vogliono mostrare che loro il colpo lo tirano, tirano dei colpi singoli, non più queste coincatenate. Ok? Guardate, questo è per fare vedere quanto siete fighi o per fare le gare. Questa è la disciplina. 500 grammi di legno filippino, Black Kamagong. Ok? Poi se gli dai 800 grammi in mano, la cosa cambia, perché tutte queste menate non le fanno più, perché poi magari se la spada è vera, si sbaglia un attimo un angolo, ci si taglia un orecchio, ci si recide una spalla, ci si taglia una mano, si va giù in fondo, si spacca una gamba. Ricordate ragazzi, allenate ciò che praticate, non ciò che volete fare vedere di saper fare. E allora, adesso torniamo un po' a noi, scusatemi un attimo. Quando ci si allena a tirare colpi precisi, forti e rapidi, ci sono solo un paio di stili tradizionali che allenano fin dai primi allenamenti la precisione, la postura e il corretto svolgere del colpo. Ok? E la Natuosa Escrima è uno tra questi pochi stili che ci sono. Posso citare anche il Balintawak, il De Cuerdas e altri 4-5 stili che nelle Filippine hanno da sempre questa filosofia e suppongo si abbia avuto praticamente lo stesso lineage. Altri invece hanno un pochino scopiazzato perché magari l'istruttore o il maestro ha fatto uno interscambio o si è preso un po' il sapere dell'altro e mischiando con il suo
è riuscito a evolversi, ma non dall'inizio. Pochi stili hanno la capacità di gestione di un'arma più pesante. Oggi si tende sempre ad andare a dare in mano all'allievo chiamato, io lo chiamo nickel stick, il bastone per i bambini, che è quei bastoncini di rattan sottili, o ci sono quelli che prendono anche le cannette da idraulico, anche perché costano poco e vabbè, non servono a un cazzo. Scusate il mio linguaggio, ma è proprio quello che penso. Allora, quando vedete tirare i colpi, se vedete la persona che si mette in guardia e già ha il braccio allungato, ragazzi, ha già sprecato tra il 75 e l'80% della sua forza. Perché nel momento che è già in guardia avanti con il bastone, vi ha già fatto capire che è in difesa, che aspetta di fare un blocco per poi attaccare. Capite già che lì basta poco. La sua mano esplode. La cosa che io vi consiglio è di rimanere in una guardia attiva con la mano il più vicino al vostro costato. La distanza tra voi e il vostro avversario non la dovete interrompere mettendogli il bastone davanti, ma la lunghezza dei piedi. Ok? La distanza dei piedi fra voi e il vostro avversario. L'esecuzione del colpo, una volta che siete qui, ok, va portata al 50% in avanti. Fate questo esercizio. Io consiglio ai miei allievi di farlo 100, 150, 200, 300 volte per braccio per sezione di allenamento. Vedete qua? Bang, bang, bang. E ogni volta che andate con il pugno in avanti, quando siete alla fine, irrigidite il tutto. Ok? E non indietro così, ma così. Ok? Perché non così? Perché tendete a calare in giù. Ok? E ricordatevi che più siete lunghi con il braccio e più la vostra parabola, il vostro colpo balistico fa questo movimento, il vostro movimento deve essere questo. Ok? Non questo, perché volete colpire con la punta e tendete a calare il braccio. Andate su, boom, questo. Boom. Boom. Ok? Boom. Qua. Una volta arrivati qui, girate tutto l'avambraccio. E quando avete fatto questo, qui in avanti. Guardatevi, è un esercizio per imparare a creare una forza esplosiva in avanti. Fermate a metà e poi proseguite. Fermate a metà e proseguite. Fermate a metà e proseguite. Ok? Ovvio che su YouTube non mostrerò tutta la catena cinetica per tirare il colpo al 100%, anche perché non voglio avvantaggiare le persone che non sono della nostra scuola, ma vi do una mano. Ok?
Fatto questo, ragazzi, dovete incominciare a pensare a quello che è la postura del corpo per tirare il colpo e avere una buona intenzione di colpire il bersaglio. Allora, se questo è il mio bersaglio e io faccio questo, non andrò mai a colpire. Perché? Perché sono abituato a trattare un bastone come se fosse una lama e sperare che possa colpire il mio avversario da qui alla punta. Ricordate che un bastone non è una lama, ok? E vi mostrerò nel secondo video come usare il mio attrezzo che mi sono costruito per colpire preciso un punto del corpo del mio aggressore. Grazie di aver guardato questo video e se vi interessa vi farò una seconda parte e vi mostro come ci si allena con questo attrezzo diabolico. Ciao ragazzi!